Durante la nostra permanenza in Indonesia abbiamo avuto il piacere di visitare la stupenda regione di Yogyakarta. Yogyakarta, o Yogya come la chiamano gli abitanti di Giava, è una città conosciuta per le arti tradizionali e per il patrimonio culturale. Il suo complesso di edifici reali, chiamato Kraton, ospita il palazzo del sultano, ancora abitato. Si tratta infatti di una regione speciale ed è l'unica provincia ad essere composta da un sultanato e da un principato. Quando venne proclamata l'indipendenza dell'Indonesia al termine della Seconda Guerra Mondiale, i regnanti locali, il sultano ed il principe dichiararono ufficialmente la loro fedeltà alla Repubblica dell'Indonesia. Venne creata così la regione speciale di Yogyakarta, della quale venne posto a capo il sultano come governatore e il principe come vicegovernatore. La regione speciale venne ufficialmente legalizzata il 3 agosto del 1950. Oltre ad essere una delle principali attrazioni turistiche di tutta l'Indonesia, la città è conosciuta anche come il centro della cultura e dell'arte giavanese. Yogyakarta fu la sede del potere che produsse magnifici templi di Borobudur e Prambanan e il nuovo potente regno di Mataram. La bellissima passeggiata attraverso il museo vivente del Kraton, il famoso Alun, gli argentieri che producono gioielli incredibili e la mondana Malboro Road ne fanno una destinazione completa e adatta a molti tipi di viaggio. Partiamo alla scoperta di questo piccolo gioiello indonesiano. Dopo un viaggio lungo circa 8 ore in treno, siamo finalmente arrivati a Yogyakarta e siamo qui nel nostro nuovo alloggio che ci ospiterà per i prossimi giorni. Adesso vi faccio fare un giro. Allora, questo qui è lo spazio comune, quindi possiamo mangiare fuori e inoltre c'è la cucina in comune. Col frigo a disposizione e in dotazione abbiamo anche le cose per la colazione al mattino, quindi caffè, marmellate e pane. L'acqua da bere è gratis. Adesso andiamo su. Allora, la nostra camera è sopra. Eccoci qua. Ciao. Allora, abbiamo una specie di balconcino in comune con tutti gli altri che però non ci sono perché è abbastanza vuoto. E questa è la camera, abbiamo già messo un po' in disordine. Niente di che. Letto, comunque tutto molto pulito. E qui abbiamo il bagno. E niente, vediamo come andrà. Sorpresa ragazzi, non c'è l'acqua calda, abbiamo solo acqua fredda, però vabbè, abbiamo pagato 3 ore qualcosa al giorno, quindi ci può anche stare, fa comunque caldissimo, quindi va bene. E poi siamo senza lavandino. Thank you.
Sembra aglio, ma è frutta. Stamattina ci siamo svegliati, abbiamo deciso di fare un giretto e siamo a Sido Muglio. Sido Muglio, io non ricordo mai i paesi, neanche se ci sto un mese, secondo me lo ricorderò mai. Comunque siamo passati da questa via. Una cosa strana qua è, in una via quando qualcuno vende qualcosa vendono tutti la stessa cosa, e in questa via vendono tutta roba di terracotta, a partire dalle tegole, statue in terracotta, è tutto in terracotta. È una cosa strana qua, Sì, ma... ci sono le strade delle scarpe, le strade... delle maglie, per esempio, qualsiasi I cosa. I gommisti sono tutti, in un... strada. Forse sarà una società, non so, si fanno concorrenza uno con l'altro. Questi, ad esempio, sono mattoni. Questo invece vende mattoni e tegole in terracotta, con qualche decorazione anche. Siamo per strada, non so dove stiamo andando, stiamo seguendo un cartello marrone che ci manderà da qualche parte sicuramente, era tutto scritto in indonesiano anche su internet, quindi non sappiamo. Ma abbiamo visto che c'è tipo una specie di parco giochi, pensiamo sarà chiuso sicuramente perché siamo nelle restrizioni proprio. Comunque volevamo farvi vedere come vivono qua di agricoltura, quasi tutti piantano riso, tutti lavorano anche sotto il sole. Il riso è buonissimo comunque. Ciao ragazzi, eccoci qua. Siamo adesso fermi in una stradina dove fanno tanto da mangiare. A noi piacciono queste stradine, sì, tante cose diverse, tanti piccoli fioschetti. Adesso ve le facciamo vedere. Vi facciamo vedere anche cosa compriamo da mangiare. Queste sono le nostre preferite, bancarelle dei fritti. Allora, per iniziare stiamo prendendo delle banane fritte. Buone col cioccolato. Stasera mangiamo piatti tipici. Cosa siamo mangi- riusciti a trovare da mangiare. Allora, questo piatto qui si chiama gudung. E, allora, qui c'è la versione con il riso e il pollo. L'ingrediente principale è questo qua, che è lo jackfruit. Sarebbe il frutto dell'albero del pane. Ti è piaciuto il gudum? Il gudum è stato buonissimo. Adesso abbiamo un altro piatto tipico, sempre preso allo street food. Ecco qui, il gado gado. Il nome mi fa ridere. Allora, il gado gado sono verdure, però questa volta crude, speziate con uovo e tofu, mi sembra. E poi... qualche germoglio, patata... sì, cetriolo. E per accompagnare il tutto ci hanno dato la salsa di arachidi. No, questo non sapevo che è, però. Dai. Allora,
Allora, Fabri si sta facendo fare un piatto di mie ayam, che è una pasta tipica indonesiana. Compagnia del micio. Ok, mie ayam pronto, rigorosamente da portare via perché ci sono ancora restrizioni, anche se in alcuni locali mangiano comunque dentro. È semplicemente pasta con pollo e salse varie, che salsa di soia, salsa alla carota, penso, salsa pizza. Okay. Il brodo non l'ho messo perché fa abbastanza caldo. Fa troppo caldo. E io invece mi mangio la mia bella papaya. Tutti quanti hanno una piscina con dei pesci dentro. Non so se fanno tutti quanti fish terapia, non lo so. Del monte ha detto sì. Questa è la fish therapy che abbiamo nel nostro alloggio. Abbiamo paura dei pesci. Mi fanno senso, mi fanno il sovietico, non l'ho mai fatto. Tienili dentro. Adesso entriamo nella fish therapy che abbiamo qui nell'alloggio. Non mi fanno. Metti i piedini dentro. Mettili dentro, mettili dentro. Mettili dentro. Oddio. Aia. Non è aia. Fanno il solletico più che altro. No, metti i piedini dentro. È la prima. La gente paga per fare queste cose. Cioè, in Indonesia non ne abbiamo visti, ma in Thailandia ce ne sono tantissimi di centri. Cioè, la gente paga per farsi la fish terapia qua. Ma noi, noi non riusciamo a tenere i piedi dentro, non so perché. Fanno un solletico, cane. Forse sono troppo grandi i pesciolini, non lo so. Comunque adesso riproviamo. Che grande quanto il mio piede. Pulizia dei piedi. Oddio. Guardate quanti sono. Tantissimi, È rilassante un po', Ma ci sono dei pesci che sono abbastanza grandi, Ecco, dopo un quarto d'ora siamo riusciti a mettere i piedi nell'acqua e a farci la fish terapia. La sensazione non è male, ti devi abituare. Devo tenere i piedi con la parte sotto coperta, no, più o meno. No, io sto riuscendo. Che mi fanno proprio il solletico. Speriamo che non mi cada il telefono dentro. Ciao ragazzi. Ciao. Ci
Malioboro Street. Io non mi ricordo mai i nomi, per quello che l'ho guardata. Vabbè. Non riesco a capire come faccio a ricordare sempre i nomi. Questa insomma è la strada del movimento quando non c'è la pandemia, quindi adesso è la strada più vuota di tutta la città perché sono praticamente solo bar, locali, musica, eccetera, quindi sono ovviamente tutti. Ed è l'unica strada dove si riesce a trovare una birra se si vuole bere una birra. Al supermercato. Al supermercato. Sì, essendo zona universitaria e zona comunque di pub, è l'unica zona in cui è concessa. Poi non so come funziona la vendita di alcol, che poi noi abbiamo trovato in un solo supermercato la birra. Vabbè. Buona. Comunque qua è tutto chiuso. Facciamo due passi anche perché è l'unica zona in questo momento in cui si può camminare. The name is Tahayadi, the fragole, di fragole, di fragole, tappeto di fragole. Ah, c'è un tappeto di fragole. Fantastico. Anziano che parla perfettamente il giapponese e canta un tappeto di fragole, la canzone dei Moda, non sbagliando neanche una parola. Oddio, sbagliando una parola. No, il ritornello lo sapevo. Sì. Ecco come passiamo e dove passiamo le nostre serate in attesa che tolgano queste restrizioni. Cosa succede qui ogni paio d'ore? Basta, non so cosa succede, penso che stiano pregando, non lo so. Anche di notte? Succede qualsiasi ora, di notte, di giorno, al mattino presto, soprattutto il venerdì, non so, mi sa che si fa qualche cerimonia particolare, il venerdì mattina cominciano molto presto, ma qualsiasi ora, tutta la vita. Stiamo uscendo a fare due passi. Giusto per fare due passi, vediamo quello che c'è in giro, anche se già ci siamo stati, sappiamo dove andare. Vediamo, scusate, ci sono le zanzare, vediamo quello che c'è da mangiare. Più che altro sì, Stiamo facendo quasi solo quello. A dopo. Ed ecco Sandra alle prese con la cucina indonesiana. Ciao. Ciao ragazzi, buonasera. Abbiamo finito di mangiare, stiamo aspettando con ansia, come se stessimo aspettando che escano i numeri al Super Enalotto, che esca il nuovo annuncio del governo indonesiano, che dovrebbe arrivare stasera, stanotte, perché domani in teoria scadono le restrizioni, quindi vediamo, cioè in base a quello decidiamo poi cosa fare. Tutto a farsi, sì. Speriamo che non ci hanno fatto perdere tempo. Ciao ragazzi, diciamo che oggi ci siamo svegliati con il piede storto. Questa notte non so, è festa qua, quindi si sono messi a pregare tutta la notte, rimbombavano da tutte le parti i suoni, cantilene, voci varie. Diciamo che si è riuscito a dormire poco. Ora facciamo quattro passi con la speranza che ci aprono, perché oggi è 20, dovrebbero finire le restrizioni. Se non finiscono le restrizioni mi sa che dobbiamo andare via. Cercheremo di capire se è aperto o meno. Ci siamo fatti un'ora di scooter. Vabbè, comunque non avevamo niente di meglio da fare. Cerchiamo di capire se è aperto o chiuso, perché in teoria le restrizioni del Covid finivano ieri, però abbiamo messaggiato con
l'ente turistica, esatto, penso. E ci hanno detto che fino a nuovo annuncio devono ancora restare chiusi. Non sappiamo se c'è stato un nuovo annuncio, quindi proviamo. Siamo andati a vedere se fosse aperto, ma niente da fare. Allora, l'ordinanza è stata prolungata fino al 24. Hanno detto. Però, nel senso, aspettare, non ha senso nemmeno per noi, perché abbiamo solo dei giorni. Perché secondo me prima del 3 agosto non apriranno niente, perché ci sono dei paesi che aprono il 3 agosto. Adesso beviamo un cafferino. Ci consoliamo con il caffè dell'Indomare, del supermercato di qua. Abbiamo cercato anche un posto su una collina per vedere Borobudur da sopra, perché ci hanno fermato delle fitte guide della gente del posto, insomma, che però volevano dei soldi per accompagnarci, non so dove. Ma non troviamo nulla, nessuna via d'accesso neanche per fare una foto, quindi ci spiace. Torneremo indietro per il momento e torneremo. Bene ragazzi, abbiamo provato a fare qualche foto, qua stanno lavorando, abbiamo cercato di aprire un po' la porta, ma sono arrivati, l'hanno chiusa di nuovo. Però abbiamo visto il tempio da lontano. Da lontano, sì, qualche foto fatto, l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo dietro, guarda. Qui è dove mettono il riso a seccare. Dietro di noi c'è il Kandy Pavon, Tempio Pavon, è chiuso anche questo, però si vede tutto da fuori, piccolissimo, sì, è minuscolo, si vede tutto da fuori. Siamo comunque in una zona dove ci sono tantissimi templi, tutti buddisti, nonostante questo la maggior parte della popolazione è comunque musulmana. Molto accogliente. Come vi dicevamo l'altra volta, quando uno vende qualcosa, tutta la strada vende la stessa cosa. Qua siamo nella via delle scarpe. Da un lato e dall'altro vendono tutti quanti scarpe.